trovo la distruzione del paesaggio, tutto quello che contro l'articolo 9 della Costituzione trasforma un paesaggio intatto. Se a qualcuno piacciono le pale eoliche vuol dire che gli piace la mafia. Se la mafia lavora oggi e continua a prosperare, è il fare eolico, è un dato oggettivo, assolutamente oggettivo. Però se a qualcuno piace il fotovoltaico, si tenga il fotovoltaico, distrugga l'ulivo, distrugga la vite e si tenga il fotovoltaico. Io lo condanno fino a che avrò voce. Sono contro il nucleare, sono contro il fotovoltaico, sono contro le paleoliche e sono contro gli uomini di governo che danno incentivi miliardari a paleoliche tutte ferme, tutte ferme. Andate ad Accadia, andate a Sant'Agata, andate a vedere, voi chiamate la distruzione del paesaggio. A piedi vai, vai a piedi. Vado a piedi tranquillamente. E tu vai invece con le mani, vai con le mani. Io vado a piedi certamente e non scopro le colline con le paleoliche, come piace a te. Se ti piacciono le paleoliche, non hai idea di cosa sia il paesaggio. Il paesaggio è molto chiaro cos'è. Il paesaggio è l'integrità del paesaggio, non è la sua distruzione con dei cazzi da 150 metri. Io combatterò fino in fondo, non sono pronto a transigere, in nome della Costituzione, in nome di Cesare Brandi. C'è un posto in Italia, parla del libro, al di là di quelli... Sto parlando del libro che di questo anche parla. Scusate, ma non visto che non l'avrai letto, la tua conclamata ignoranza. Sei un ubriacone drogato morto, sei drogato e ubriaco e vai arrestato perché spazi a droga, quello sei tu. Drogato, quello sei. Drogato cafone, drogato. Possiamo giocare. Drogato, schifoso, drogato, spacciatore, drogato, spacciatore. Finisce che ci vogliamo anche, scusate. Se voi, ci stava consigliando un posto che non dovremmo perdere, un posto che vale la pena di visitare e che forse non conosciamo, di cui non abbiamo forse nemmeno sentito parlare. Ce ne sono tanti in Italia, ce ne vuoi consigliare uno? Guarda che Non dice niente. Io non provoco nessuno. Allora, ripeto, che chiunque vada in alcuni luoghi della Puglia che hanno uno straordinario interesse, come Troia, vede quei luoghi trasformati e rubati. Non capisco quale debba essere l'antagonismo fra una mia posizione e quella di chi? Che difende che cosa? Che viene a dimostrarmi che quelle cose vanno bene e quelle palle funzionano. Ce ne sono più della metà ferme, non trasmettono energia e rappresentano soltanto un modo di speculare sul finanziamento europeo da parte della mafia. Questa è una considerazione. Se non vi interessa, dimostratemi il contrario. Andate e vedete, andate a Sant'Agata, andate ad Accadia, andate a Foggia, andate ovunque e vedete questo scempio. Se a qualcuno piace sarà un problema suo, a qualcuno piacciono anche delle donne bruttissime, sono cazzi suoi, non c'è niente di male. E allora non capisco, il piacere è una cosa, il bene è un'altra, questo ho detto.